conferenza stampa con i salviniani è solo un tema in comune o ci sono dialoghi in vista delle elezioni? Ma noi siamo un'aggregazione civica che ha detto che è aperta a collaborare con tutti quelli che sono alternativi al PD, specie e soprattutto sui temi che riguardano la città e i cittadini. Questo è un tema che riguarda la città e i cittadini, noi ci siamo pronti, assolutamente pronti a far valere le ragioni di chi poi viene messo da una parte da una gestione che è assurda, vergognosa, incomprensibile. Ma le primarie contro Teramo lei le farebbe? Ma io non, ho detto già che le primarie non sono d'accordo, peraltro io un'aggregazione civica che si mette a fare le primarie con i partiti non ha senso, quindi no. Non c'è nessuna alleanza di natura politica, c'è la condivisione per trattare un argomento che riteniamo fondamentale e importante per la città dell'Aquila. Oltre a Giancarlo Silveri c'è anche il Antonio Pensa, che è il rappresentante dell'Aquila Futura, e credo che l'intelligenza di chi si vuole proporre come alternativa al malgoverno del centro-sinistra sia quella di riuscire a convergere con denunce ma anche con proposte su problemi che vivono quotidianamente i cittadini. Ma c'è un corteggiamento sulle primarie? Ma la nostra posizione sulle primarie è chiara da diversi mesi, noi manteniamo il punto fermo perché crediamo che soltanto attraverso una grande partecipazione popolare e soltanto facendo esprimere i liberi cittadini dell'Aquila e gli elettori del centrodestra si possa giungere ad una unità completa della coalizione più tradizionalmente individuabile come quella del centrodestra, con un programma condiviso, con un programma partecipato e con un candidato sindaco o candidato sindaca che sia reale espressione della volontà popolare. Ma questo lo pensa anche Silveri? Beh, chiedetelo a Giancarlo Silveri.